L'Arezzo riprende la preparazione dopo i giorni di riposo del Ferragosto e si ritrova presso i Campi Nelebole per iniziare il lavoro sotto la guida attenta del preparatore atletico Mauro Taraborelli, però prima tampone e riunione tecnica con mister Mariotti con tutti gli effettivi e poi sotto con il lavoro di riscaldamento e gruppetto guidato dal capitano Cutolo. Sento un aretino d'adozione, quindi so e percepisco veramente l'amarezza, no? E la delusione di questa gente che vive per questa maglia. E noi, ecco, dobbiamo essere bravi a dargli entusiasmo, perché loro so che sia nei momenti difficili che nei momenti positivi ci fanno sentire sempre il loro approdo. Quindi io sto cercando di trasmettere e di far capire a tanti ragazzi, soprattutto ai giovani, dove si trovano. Questa gente che vive di calcio e che vive di passione, e so che ci daranno una grossa mano perché abbiamo assolutamente bisogno di loro. Dopo le amichevoli dei giorni scorsi con Viterbese e Gubbio, il tecnico Amaranto si aspetta sicuramente dei miglioramenti di tenuta fisica e d'intesa in vista dell'amichevole di domenica al Città di Arezzo con la Lupa Frascati, formazione che milita nel campionato di eccellenza laziale. È l'inizio, è un percorso lungo, è una squadra tutta nuova e sono molto contento, è stato un bel test, abbiamo giocato alla pari e alla grande, secondo tempo abbiamo fatto entrare tutti i giovani, sono felice perché abbiamo tenuto testa, questa squadra ha dei risultati importanti alle spalle, ha battuto il Frosinone, insomma squadre categoria addirittura superiore a loro, perciò sono molto contento, risultati delle belle belle sensazioni perché vedo che i ragazzi si applicano, fanno gruppo e questi sono bei sintomi. Gli Amaranti domenica scenderanno in campo per la beneficenza in questo primo Lenza Palma, organizzato con la collaborazione di Jessica Wells. Euronics vedrà la consegna a fine partita di due premi speciali. La squadra vincitrice riceverà il premio realizzato dall'artista Marco Benedetti, amministratore delegato di Jessica Wells, azienda con esperienza trentennale operante nel settore orafo. Mentre il miglior giocatore, votato anche dai tifosi, sarà premiato dalla società con un riconoscimento messo a disposizione da Euronics. Voler, ho detto, arrivare in tutti i modi più in alto possibile. Ad oggi dobbiamo allestire un organico di importanza fondamentale per la Serie D. Per stare lì, e la Serie D si vince con la costanza dei risultati e negli ultimi mesi andare come nella Formula 1, pigiare e arrivare al traguardo. Intanto sul fronte del calciomercato il DS Enzo De Vito resta sul pezzo e nelle prossime ore potrebbe ufficializzare i due tesseramenti, quello dell'attaccante Ramon Muzzi e il difensore Lorenzo Campaner, classe 2003 di scuola Samp e l'anno scorso alla San Giovannese, dove ha collezionato 17 presenze nel campionato di Serie D.